corso per completare gli impianti e per installare mobili, schedali e quant'altro, sino a pochi giorni prima dell'inaugurazione avvenuta l'8 dicembre. Ed inoltre spostare una o due classi a turno dall'istituto al centro culturale credo che avrebbe creato immani disagi. Infatti i locali non sono attrezzati né strutturati per essere adibiti ad aula. Il disagio dello spostamento degli insegnanti dalla sede centrale per i cambi didattici avrebbe sicuramente creato disagi e legittime proteste. Le attrezzature didattiche, quali lavagne ed altro, sarebbero state completamente assenti. Distinti saluti. Grazie, completa la risposta all'interrogazione l'assessore Maschietto. Sì, buongiorno. La risposta è stata data naturalmente dall'ufficiale dell'assessore Persico, ma siccome sono stato chiamato in causa, volevo far presente che più di questa risposta, che è pretestuosa evidentemente, che non tiene conto. No, scusate, la domanda. Avrei immaginato una mozione del consigliere Cassarà per protestare, visto che ci tiene tanto alla scuola, non so che informazioni abbia in base a docenti o genitori che si lamentano, perché ho sentito anche ieri il preside, nessuna protesta, nessun problema c'è stato in scuola. Vabbè, lei avrà altri. Hanno anche i loro mezzi per intervenire, sono sempre presenti quando servono rivendicazioni, quindi in questo caso avrebbero dovuto fare presente questi disagi al preside, al loro dirigente scolastico e non a un consigliere. Primo. Anche a un consigliere. Ebbene, se vogliono, però primo al loro dirigente scolastico. Non l'hanno fatto, non sono persone serie. Avrei immaginato che lei avesse presentato una mozione contro quel 25% di riduzione che il suo governo sta portando alle scuole paritarie, che si verificherà naturalmente tra poco e si tradurrà in un ulteriore aggravio per le famiglie. Oppure avrei immaginato che presentasse una mozione contro le riduzioni dei fondi ai comuni virtuosi che combattono le slot machine, visto che siete così illuminati. Avrei magari immaginato una lettera di felicitazioni per l'operato dell'amministrazione che ha consentito di mantenere le scuole nelle frazioni con l'apertura, nonostante il parere contrario del Consiglio d'Istituto a suo tempo, solo merito nostro che rimangono le scuole nelle frazioni, questa è un'altra cosa. Poi dopo, se devo dire la verità, la considerazione delle frazioni da parte di voi due consiglieri di opposizione è talmente bassa che optate per la fusione. Distingue l'assessore, perché qua non capisco. Siamo andato fuori quello dell'ordine del giorno al presidente, la domanda è presidente, posso finirla e poi lei dirà. Devi rispondere all'interrogazione, non fare una considerazione per gli altri. Meno male che i ragazzi sono usciti, meno male che i ragazzi sono usciti, perché non avremmo dato. Ma tanto lo vedo in termini di educazione e di rispetto in questo. Lasciate terminare per cortesia il consigliere, l'assessore Maschietto, certo. Dopodiché il consigliere Capiotto avrà modo di replicare. Volevo sapere, visto che ci tenete tanto alla fusione di Corso Donà, se avete avvisato i vostri cittadini che diventeranno frazioni di una frazione, qualora andasse in corso. Anche questo fa parte dell'aspetto totale. Quindi avrebbero perso la scuola delle frazioni e anche la loro identità ancora una volta. In ogni caso, sembra che sia abbastanza evidente. Ripeto che le persone competenti nelle scuole ci sono, c'è un responsabile della sicurezza. Qualora ci siano stati problemi, i signori docenti non dovevano venire da lei, andare da lei, oppure venire anche da lei, ma andare dal responsabile della sicurezza. Molti di loro lo sono, e andare dal dirigente scolastico in primis, il quale ha assicurato che non c'è stato nessun problema. Grazie assessore, prego il consigliere Capiotto. Beh, simpatico, eccessivamente, infatti mi ha messo anche con onore sull'intervento ultimo che ha fatto, veramente. Una questione che non siano state fatte, se ne mi fa sapere, ha parlato, guardo dove, mi sembra una miriade di. Non dico cosa, ma dico solo questo. Io ho avuto delle segnalazioni
da parte di docenti, da parte di genitori e anche di tutori della scuola, ragazzi, che venivano spostati in una classe d'altra, c'era la porta spalancata aperta, fumavano all'interno dei locali, beh, queste cose fumavano all'interno dei locali, gli operai. Quindi stiamo dicendo cose che molto bene sapete anche voi come amministratore, non sapete niente, dicono solo le cose, le dicono solo a me. Beh, sono anche contento su quello, però voi non sapevate niente. E tra l'altro non condivido la risposta dell'assessore Persico, perché sono stati fatti in questo particolare momento dell'anno, quando non ho capito se il dirigente li aveva concordati perché voleva che in questo particolare momento dell'anno fossero sistemati i locali. Ecco, questo non l'ho capito. Cioè, si potevano fare sia il pomeriggio, si possono fare i lavori anche sabato e domenica. Ci sono imprese che lavorano sabato e domenica, lavorano anche sabato e domenica, sono imprese anche di notte, anche di notte lavorano. No, non costa il doppio. In questo momento qua non costa il doppio. Non costa il doppio. Prego, consiglieri. Comunque, al di là della questione, ritengo pretestuose le sue risposte, perché sulle questioni che ha sollevato parlo dell'assessore Maschietto, sarebbe bello discutere in maniera più opportuna quando vuole lei, non quando vuole lei, sulle questioni che solleva, perché sulla scuola ci sarebbero tante altre cose da dire sulla riforma Gelmini che il vostro governo aveva fatto all'epoca. Si ricordi che era il vostro governo, perché non è un governo... Parliamo di un'intervento. Prima di passare la parola all'assessore Persico, che la chiesta gliela passo immediatamente, consigliere Capiotto, lei ha ricevuto delle comunicazioni ufficiali, le vuole per cortesia protocollare e inviare la mia attenzione? No, lei ha fatto una interpellanza a seguito di documenti che le sono arrivati. No. Ok, io vorrei che lei per cortesia prendesse questi documenti che le sono arrivati. Io le chiedo, dopo lei faccia quello che vuole, io le chiedo che lei stampi e protocolli alla mia attenzione questi documenti che le sono arrivati. Perché a questo punto o parliamo di aria fritta e la cosa mi darebbe quanto fastidio, perché in questa sede non si parla di aria fritta, oppure si parla di cose che effettivamente sono avvenute. Allora, ci sono delle denunce che lei mi fa avere, dopodiché io le inoltrerò all'assessore, alle persone di competenza, perché vadano a verificare. Alla parola all'assessore Persico. No, alla parola all'assessore Persico, grazie. E allora non si fanno. No, lei non deve chiedere niente, perché lei ha reso un documento ufficiale delle osservazioni che le sono arrivate. Allora, o lei parla di quello che si dice al mercato, o lei ha della documentazione. Se lei ha della documentazione, io le ho chiesto di presentarla, altrimenti stiamo parlando di aria fritta e in questo consiglio mi rifiuto di parlare di aria fritta. Prego, consigliere Persico, assessore Persico. Consigliere Capiotto, o lei ha travisato quello che io ho letto e che spero che abbiano fornito copia della risposta. Io non ho assolutamente detto che con il Preside si è concordato di fargli, si è scelto questo periodo. Io le ho detto che con il Preside sono stati sottoposti quelli che erano i problemi e i tempi ed è stato concordato di fargli in questo momento, grazie dell'attenzione, è stato concordato di fargli in questo momento, il fatto che precedentemente non era possibile, in caso contrario si sarebbe andati alla chiusura dell'anno scolastico. È stato valutato che il disagio da parte delle istituzioni scolastiche non era così né grave né influente e di comune accordo si è deciso di farli adesso, garantendo un'invernata più serena
e più sicura rispetto a quelli che erano i seramenti precedenti. D'altra parte, ripeto, una classe che si sposta di aula non credo che abbia comportato tutti questi disagi. Se poi ci sono stati dei comportamenti che non sono stati conformi a quello che è il buon senso e alla logica di un ambiente scolastico, c'erano delle persone preposte al controllo che non hanno ricevuto nessuna segnalazione. Molto probabilmente o ci si è parlato, ci si è sfogati, si è parlato fuori come genitori e resto, però le segnalazioni alle persone che dovevano controllare non sono state fatte. Questo io credo che più di questo non si possa dire. Poi o ringiovaniamo tutti e quindi avremo dei bambini da portare a scuola, magari così ci fermiamo a parlare del più o del meno con i genitori, oppure ognuno fa il proprio compito. Il mio compito è quello dell'assessore e vi assicuro che a me personalmente non è giunta e neanche agli uffici comunali è giunta nessuna segnalazione. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno. Mi pare che sia la proposta dell'assessore Susanna di illustrare i provvedimenti assieme, quindi assieme leggeremo anche i verbali, relativamente ad entrambi, nello stesso momento leggeremo i verbali della prima commissione. E poi la discussione sarà aperta ad entrambi i punti 5 e 6, mentre ovviamente le votazioni saranno votazioni singole ed indipendenti. Ha la parola l'assessore Susanna per l'illustrazione. Valutando più da vicino queste delibere e l'articolo 34 in questione, si può vedere che è come se il legislatore avesse scosso le amministrazioni locali dicendogli state attenti, stiamo vedendo un indirizzo politico, e cioè di esprimere la vostra volontà sul fatto di garantire che questi servizi di utilità pubblica vengano espletati attraverso società a partecipazione pubblica e non attraverso la privatizzazione. C'è stato fatto infatti un periodo in cui i legislatori hanno proposto, diciamo, di una sorta di privatizzazione di tutti i servizi pubblici o quasi. In realtà abbiamo visto ad esempio col referendum dell'acqua che l'uomo della strada a volte è più lungimirante rispetto ai politici, e quel referendum ha dato un esito negativo, cioè i cittadini italiani si sono espressi con la volontà di privatizzare il servizio dell'acqua. Qui con le delibere ai punti 5 e 6 noi proponiamo al Consiglio di considerare tutte le partecipazioni delle società partecipate da questo ente e quindi di mettere un limite temporale, un limite ovviamente di lunga data, almeno per quasi tutte le partecipazioni, in modo da fare in modo che questo affidamento del servizio rimanga sostanzialmente pubblico. Nella valutazione che proponiamo di fare ai consiglieri abbiamo delle partecipazioni verso le quali ci siamo espressi in maniera positiva, altre nelle quali la competenza non è nemmeno comunale perché è affidata agli ambiti territoriali, e vi sono invece alcune partecipazioni che, nei confronti delle quali abbiamo valutato che questo ente non ha più interesse a partecipare. Mi riferisco a Residenza Veneziana, che è una società che ha accumulato una serie di perdite pregresse solo parzialmente ripianate e che non ha mai realizzato una politica rivolta al nostro territorio, ed è per questo che con questa delibera proponiamo la cessione delle quote di Residenza Veneziana, o qualora questo non sia possibile, perché abbiamo visto in questi tempi che in realtà non siamo l'unico ente a fare questo tipo di operazione,
probabilmente queste quote non verranno, non sarà, non ci sarà nessuno che le vuole acquistare. E quindi la soluzione che si propone è quella di attribuire alla, al sindaco la facoltà di chiedere la, lo scioglimento della società. Per quanto riguarda la TVO, il servizio che il comune ha attribuito alla, a questa società è solamente un servizio di trasporto urbano e mercatale. Sappiamo che l'anno scorso è stata fatta una gara per valutare se lo stesso servizio potesse essere erogato da un'altra, da altre società, anche in questo caso private, però in realtà nessuna società ha partecipato alla gara e quindi siamo, abbiamo prorogato fino al 30 giugno 2014 il TVO nell'attesa di ospitare una nuova gara. Per quanto riguarda l'ASI, in realtà le modalità di affidamento e la gestione compete all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Laguna di Venezia, a cui questo consiglio ha deliberato di partecipare con la delibera dello scorso consiglio, quindi il 30 novembre 2013. Per quanto riguarda poi la nostra società partecipata, in questo caso, come anche l'indirizzo politico, si propone la data del 15/6/2036, in relazione appunto alle attività che la nostra società partecipata ha dimostrato di espletare fino a questo momento. Per quanto riguarda poi l'associazione Piccolo Principe, che è l'associazione che gestisce l'asilo in Cerquevi, si propone appunto come atto di indirizzo di questo consiglio la data del 31 agosto 2035, perché abbiamo verificato che l'attività espletata dall'associazione Piccolo Principe è sicuramente un'attività valida che incontra il favore dei cittadini. Discorso a parte, merita l'ISEA. L'ISEA non deve essere vista come società fine a se stessa, ma come una società che fa parte ormai di Veritas e quindi di un gruppo di una società più ampia. In questo caso si sono susseguiti diversi incontri a cui ho partecipato io, l'assessore Persico, in cui è stato valutato quale potesse essere la data fino a quando affidare il servizio. Ovviamente doveva essere una data integrata tra le due società, quindi dall'ISEA e Veritas, che fosse concomitante, perché altrimenti una programmazione non sarebbe stata possibile. Cioè, se noi dicessimo affidiamo, proponiamo un affidamento per 5 anni, ad esempio, questo non avrebbe potuto integrarsi con l'attività di Veritas, per la quale è stata stabilita una data di comune accordo che è il 26 giugno 2038. Per questo motivo, anche per Alisea, proponiamo l'affidamento del servizio fino al 26 giugno 2038. Io con questo direi che ho fatto una panoramica di entrambe le delibere, mi pare di non essermi dimenticata di nessuna società partecipata e quindi avrei finito. Grazie Assessore Susanna, e do la parola al Presidente della Prima Commissione, Enesimia. Buongiorno. Per quanto riguarda i punti 5 e 6 illustrati da parte dell'Assessore Susanna, la Prima Commissione ha espresso parere favorevole da parte di Susanna, Davonco, Bazzolar e Simiele. Si sono astenuti i consiglieri Biancon e Cassarà. Grazie signor consigliere. Apriamo la discussione, chi mi prende la parola? Piotto, prego. Sì, io ho due richieste in merito allo scioglimento della società di residenza veneziana, perché diciamo, non ho avuto modo di avere, forse hanno anche allegato i bilanci della società. Volevo capire meglio il discorso, secondo me, che tipo di passività ha questa società e quanto ci rimetterà il comune nello scioglimento della società. Perché mi sembra che all'epoca si fossero spesi circa 11 o 12.000 euro per la costituzione della società, cioè 11 o 12.000 euro, non mi ricordo. E quindi volevo capire se si riesce a salvare il salvabile su questa società. Questo
poi l'unica un'altra questione riguardo al patrimoniale del comune, che vedo che si proroga, diciamo, non era, nello statuto è a tempo indeterminato, quindi oggi inizierà per virgolette una scadenza 2036, se non ho letto male. È particolarmente piacevole il fatto che all'epoca della costruzione della società si volesse addirittura chiuderla, cioè quando era stata, cioè, diciamo che da parte di questo consiglio non veniva favorevolmente la creazione di questa società, che oggi invece è molto è indispensabile per poter realizzare le poche opere che il comune può realizzare. Questo è una piccola soddisfazione che l'operato della precedente amministrazione aveva fatto. Grazie consigliere, la parola all'assessore. Cioè, per quanto riguarda l'edilizia veneziana, adesso il segretario è andato a recuperare dei dati precisi. In ogni caso si tratta di perdite realizzate in anni precedenti che sono state, come ho detto prima, solo parzialmente ripianate. In realtà, al di là del fatto che vi siano delle perdite pregresse, quello che stiamo qui valutando è l'opportunità di mantenere una partecipazione in una società che di fatto non sta facendo nulla per il nostro territorio. Quindi, al di là del fatto delle perdite, che appunto adesso il segretario ci darà una risposta per quanto riguarda, se non ricordo male, segretario, a me sembra che dalla cessione si potessero realizzare 900 euro considerando le perdite pregresse, però porti il dato preciso. In ogni modo, al di là di questo, al di là di quello che andiamo a perdere, quello che qui è importante valutare è dire: stiamo valutando queste partecipazioni, quali di queste partecipazioni sono importanti per il territorio e quindi vale la pena di stabilire, come ci chiede il legislatore, un affidamento continuativo e quali invece sono partecipazioni che non hanno più interesse. E quindi questa è la valutazione per quanto riguarda la residenza veneziana. Per quanto riguarda invece la società Musile Patrimonio, qui giustamente come il legislatore ci chiede di dare una scadenza. La scadenza che noi proponiamo è sulla base di varie normative, trovate il dettaglio di queste normative, abbiamo trovato una data, diciamo, che fosse compatibile con la normativa e che fosse il più in là possibile, perché comunque il Musile Patrimonio ci consente, consente a questa amministrazione di ottenere dei risultati che altrimenti non sarebbero realizzabili. E quindi fino a questo momento, tra l'altro, la società non ha mai realizzato perdite, quindi ha sempre avuto una gestione positiva e quindi non vediamo la necessità di mettere un termine più basso, sempre, anche collegandoci con il discorso dell'ASI, sempre nell'ottica di poter programmare delle cose a lunga scadenza. È chiaro che se noi mettiamo una scadenza tra 5 anni, certe opere o certe situazioni non potrebbero essere realizzate. Tra l'altro,
mia domanda era consigliere Capiotto. Quanti debiti aveva la residenza di Cana ad oggi, quindi praticamente la quota che il comune comunque ha fatto, essendo socio anche con una percentuale molto bassa, doveva comunque ripianare il debito attuale della società. In più ovviamente una volta che si porrà lo scioglimento della società, il comune comunque oltre a quella piccola percentuale di debito che dovrà ripianare, si mangerà comunque la quota iniziale di 12.000 euro, 11.000 euro non ricordo, che nel 2003 aveva versato per partecipare alla società. Questa era la complessa, quindi in modo che nell'arco del tempo parliamo di 12.000 euro, ecco, questa, più le spese per lo scioglimento, tutto quello che si sta in quota a parte. Una questione politica, questa ovviamente sul fatto di come mai non abbia funzionato la società Residenza Veneziana nel territorio, particolarmente di Musile, essendo anche una società dell'arte, cioè, particolarmente dell'arte, quindi serve da capire forse la gestione dell'arte negli anni scorsi non ha avuto una grande oculatezza, ecco, questa è la mia impressione. Assessore, noi non abbiamo obbligo nel ripianamento, è nostra facoltà decidere di fare il ripianamento fino ad un massimo pari a quella che è la quota l'obbligo del ripianamento. C'è obbligo di ripianamento. Sì. L'obbligo del ripianamento si ha nel momento in cui il capitale sociale viene eroso dalle perdite. In questo caso il capitale sociale non è eroso dalle perdite, la società presenta un patrimonio netto attivo. È chiaro che rispetto al capitale sociale iniziale di 1.100.000, le perdite pregresse hanno un po' eroso questo risultato e oggi abbiamo un patrimonio netto di 1.099.000 euro, perché la differenza è minima. Ma ciò che conta rilevare è che oggi quelle quote valgono zero, non valgono 1.100, valgono zero, perché non se le comprerà mai nessuno. Il problema è quello di valutare se conviene rimanere partecipi di una società che comunque negli anni passati ha realizzato perdite, è stato l'anno scorso chiuso inutile, però noi non sappiamo cosa accadrà in futuro. Allora, valutiamo il servizio che rende la residenza veneziana. È un servizio che noi come comune abbiamo interesse a mantenere? Non ce l'abbiamo e quindi decidiamo di vendere le quote. Al di là di questo, questa è un'iniziativa che prima di noi hanno già preso altri comuni, perché evidentemente il problema è proprio legato alla società stessa e a come ha gestito l'attività in questi anni. Non siamo l'unico comune, tra virgolette, scontento dell'attività di residenza veneziana. Quindi oggi sì, si può valutare, abbiamo perso, ma in ogni caso quando si fa un investimento, prioritariamente non si sa come andrà a finire. Oggi siamo in grado di fare questa valutazione e visto che il legislatore, su cui in premessa, ci dà una scossa, ci dice: amministratori, prendete per mano le vostre partecipazioni, valutatele, se intendete mantenerle, mettete una data fino a quando intendete proseguire l'affidamento a queste società, oppure prendete altre decisioni. Questa è la proposta che facciamo al consiglio. Consigliere Capiotto. Quindi oltre a cioè noi libera, mi sembra abbiamo anche aver mandato al sindaco di o sciogliere la società o di vendere le quote. Di vendere le quote. In alternativa, se non si vendono le quote, la possibilità di scegliere le quote. Cioè, ci sarà un'altra assemblea o deve tornare in consiglio poi il segretario la decisione, oppure è il mandato che il consiglio oggi dà al sindaco per scogliere. No, volevo solo dire che poi le procedure di scioglimento della società sono quelle che esiste dalla normativa, quindi sarà la proposta di un'assemblea della società. Se non ci sono altre osservazioni passerei alle dichiarazioni di voto. Dobbiamo farlo ovviamente. Possiamo fare un'unica dichiarazione o due dichiarazioni, dipende dal commesso. I vostri intendimenti, perché per noi è chiaro. Non so. Bene. Facciamo la dichiarazione di voto per il quinto punto all'ordine del giorno. Se vuole partire il consigliere Carpenedo. In modo molto sintetico, parere favorevole. Grazie. Capiotto? Sì, anche noi. Anche il nostro gruppo favorevole alla proposta. Bevonco? Parere favorevole anche per noi. Bene, quindi prego i consiglieri di venire a sedersi al banco. Grazie, scusate, sindaco, anche un attimo. Quindi
alzata di mano chi è favorevole? Maturali? Astenuti? Nessuno? Tutti favorevoli? La delibera passa? C'è l'immediata eseguibilità? Poniamo anche in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per alzata di mano? Grazie. Contrari, astenuti, nessun contrario, nessuno astenuto, la delibera passa. Sesto punto all'ordine del giorno, dichiarazioni di voto. Consigliere Cappenello. Parere favorevole. Grazie, parere favorevole del consigliere Cappenello. Consigliere Capiotto. È favorevole. Bene, consigliere. Parere favorevole. Bene, quindi per alzata di mano, chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessun contrario, nessun astenuto? Segretario, anche qua dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Sì. Per alzata di mano, immediata eseguibilità della delibera? Nessun astenuto? Nessun contrario? La delibera è approvata. Grazie signori. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazioni e modifiche allo statuto dell'associazione riconosciuta partecipata GAL GAL Venezia Orientale, illustra provvedimento l'assessore Persico. Cambiamento di rotta del gruppo del sindaco. Ma solo perché ho visto che c'era l'assessore che non passa la statuto sindaco, ma si tratta di un provvedimento di adeguamento dello statuto, uno statuto che era datato e con una circolare appunto del Legal ci invitava a poterlo adottare e quindi rinormare secondo la normativa vigente e gli adeguamenti anche statutari, che entrò il mese di dicembre, per cui abbiamo avuto questa occasione per portare il provvedimento alla sua approvazione. Se avete visto, il provvedimento si adegua per una certa parte normativa alle richieste della Regione, ossia di diventare associazione come persona giuridica per poter poi attingere ai finanziamenti regionali, quindi la Regione avrebbe un interlocutore giuridicamente costituito. Vi sono poi altre questioni relative a, per esempio, formali, alla trasformazione di lira in euro, perché era, come dicevo prima, datata la stabilità di questo statuto, come pure tutta la questione relativa al collegio dei revisori e compensi, il collegio dei revisori che è diventato revisore unico, ovviamente, come vengono nominati, quanto è e come viene determinato il compenso all'interno di questa associazione, e i rimborsi spese, tutte le questioni normative che poi si sono succedute nel tempo, nulla di più appunto di questi passaggi direi obbligati, e quindi i consigli comunali soci legali stanno approvando in questi mesi, entro comunque 2012, questo adeguamento in modo tale sia più consono, più adattato e utile all'utilizzo effettivo. E dopo che la Regione Veneto ha intimato appunto di queste trasformazioni, proprio nella logica che Legal ha bisogno di poter attingere nella programmazione del 2014-2020 in tutta una serie di contributi con la Regione, e quindi la questione che è nata fondamentale è quella della sua costituzione di forma giuridica riconosciuta, in modo tale da poter avere tutti i riconoscimenti e anche i contributi relativi. Viceversa, sarebbe un po' più difficile, vista la normativa vigente, dare o erogare i contributi da parte della Regione. La Corte dei Conti su questo è molto attenta, pertanto lo statuto adeguato serve soprattutto a questa questione. E quindi oggi il Consiglio Comunale deve prendere atto di queste normative, e quindi questo riadeguamento dello statuto va a collocare di conseguenza quello che sarà il nostro linea guida per quanto riguarda il reato. Grazie signor Sindaco, la parola al Presidente della Prima Commissione, Simiele, grazie. L'assessore Persico nel corso della Prima Commissione ha illustrato le modifiche relative allo statuto dell'associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale.
Susanna D'Agonfo Vazzoler Signale, si astengono i consiglieri Biancone Cassaro. Grazie Presidente, prima Commissione. Guardo negli occhi se c'è qualcosa. Presidente della Commissione. No, sì, certo, no. Guardavo se c'era una scienza. Esatto. Volevo capire se c'era, se c'era qualcuno che voleva aprire la discussione relativamente a questo settimo punto. Ok. Prego, consigliere Cassarà. Sì, grazie. Abbiamo discusso anche in commissione, ma come ha detto il signor sindaco, si tratta soltanto di un adeguamento di alcune cose, sono anche un po' di strumenti, ad esempio come portare da lire all'euro e dal revisore unico dei conti, che come facciamo un collegio di revisione dei conti, è soltanto una cosa un po' formale questa qui, che andava fatta soltanto entro quest'anno, diciamo. Per cui non è da fare un'analisi di tutto quanto, diciamo, di tutto lo statuto, ma soltanto di alcune questioni, per cui sono un po' inconvenienti. Bene, grazie per questa precisazione, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Si offre il consigliere Cappenendo di iniziare. Volontario? Va bene, favorevole. Grazie. Consigliere Capiotto? Favorevole. Grazie. Consigliere D'Agonfo? Parere favorevole. Bene, quindi possiamo passare alla votazione per alzata di mano. Segretario è rientrato. È rientrato il consigliere Vazzolera. Presenti qui. Per alzata di mano. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Nessun contrario, nessun astenuto. Tutti favorevoli. Non so se c'è l'immediata esecutività. Non so quando devono andare dal notaio, sì, quindi sì, per sicurezza sì. Meglio fare. Bene, votiamo l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano. Favorevoli? Grazie. Nessun astenuto, nessun contrario, tutti favorevoli. Il consiglio non è finito perché vi ricordate che il sindaco prima aveva preso impegno nel presentare un ordine del giorno relativamente alla richiesta dell'associazione Coldiretti, credo che abbia preparato il testo, comunque